Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG Flash delle ore 11, andiamo con le ultime notizie. L'ultimo bollettino del Ministero della Salute recita 14.372 nuovi casi Covid-19 su 275.179 tamponi molecolari e antigenici in 24 ore in Italia, con purtroppo 492 nuovi decessi registrati. La percentuale dei nuovi positivi è al 5,2%, ma il dato è influenzato dal conteggio anche dei tamponi antigenici che si sommano a quelli molecolari. Andiamo invece con il report sulle terapie intensive, che sono 2.288, meno 64 ore rispetto alla giornata precedente, con 102 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 20.778, meno 383 rispetto alle 24 ore precedenti. Sono invece 451.551 le persone in isolamento domiciliare. La regione Emilia-Romagna comunica inoltre che sono stati eliminati 12 casi comunicati nei giorni precedenti, in quanto non giudicati casi da Covid-19. Arrivato anche puntuale il bollettino dei contagi in Campania da parte dell'unità di crisi regionale, i positivi di ieri sono stati 1.313, di cui 123 casi identificati da test antigenici rapidi, di cui asintomatici 1.103 e sintomatici 87. I tamponi effettuati al giorno sono stati 16.112, di cui 1.904 antigenici, per un totale positivi di oltre 200.000. I deceduti sono 35, 12 nelle ultime 72 ore e 23 in precedenza, ma registrati nella giornata di ieri, per un totale deceduti pari a 3.704. I guariti sono stati 684, per un totale guariti di oltre 150.000. Il report posti letto su base regionale indica come posti letto disponibili 656 in terapia intensiva, di cui occupati 98. Secondo giorno di consultazioni al Quirinale, che avrà come protagonisti il Partito Democratico e Italia Viva, resta il gelo tra i partiti sul futuro Premier. Una precisazione arriva via Facebook dal segretario dei Dem, Nicola Zingaretti. Non abbiamo nessuna intenzione di chiuderci nelle nostre stanze a cercare un governo a qualunque costo. Non è questa la nostra storia e non è questo che serve alla nostra nazione. Prendiamoci cura dell'Italia e credo che la cura giusta sia un governo di legislatura europeista repubblicano che rilanci lo sviluppo, che purtroppo socialmente deve essere giusto e attento agli ultimi, un governo attento alla salute e al futuro di tutti gli italiani. Questa crisi noi non l'abbiamo voluta, ne avremmo fatto volentieri a meno. Ripeto, l'Italia può e deve però guarire. Proseguono le seconde dosi del vaccino tra i sanitari della Campania, in attesa di ripristinare il programma anche per le prime vaccinazioni, che dovrebbero partire dal prossimo 6 febbraio. Alla mostra d'Oltremare di Napoli oggi ci sono stati 1.266 vaccinati, convocati per fasce orarie da 200 persone alla volta in ordine alfabetico. Si prosegue così anche in tutti i prossimi giorni, quando il numero aumenterà. Venerdì sono previste 2.019 persone, sabato 2.382. Intanto proseguono i richiami anche negli altri reparti cittadini. Domani, oggi è prevista una riunione in Regione Campania con i direttori generali delle ASL per far partire la pianificazione della fase successiva della seconda vaccinazione. Dal 1 febbraio infatti Pfizer ha assicurato che la fornitura di vaccini tornerà su livelli normali, senza riduzione, coinvolgendo così quanto prima anche le persone e le ultra ottantenni. Intanto l'eurodeputato del Partito Democratico Andrea Cozzolino ha chiesto a gran voce, con un messaggio sulla propria pagina ufficiale, la possibilità di Pfizer di agire contro questa azienda. Valutiamo le possibilità di promuovere azioni per censurare un inadempimento contrattuale, un ritardo che rischia di mettere a repentaglio il diritto alla vita e alla salute di tutti i cittadini europei. È ciò che ho chiesto in un'interrogazione alla Commissione europea, richiesta che fa seguito non solo ai ritardi nella consegna annunciati, ma anche alla riduzione delle dosi rispetto alle previsioni per il primo trimestre del 2021, un rischio per il quale la Commissione può e deve prendere provvedimenti urgenti. La Regione Campania ha firmato un atto di richiamo contenente disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica sul territorio regionale per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Si raccomanda ai dirigenti scolastici di adottare misure di massima prudenza nell'organizzazione delle attività scolastiche, assicurando in particolare, uno, che la presenza in aula delle singole classi sia disposta in misura non superiore al 50%, assicurando il collegamento online da parte della restante platea scolastica, preferibilmente in modalità sincrona. 2, che venga consentito ai genitori degli
alunni nel rispetto della misura sopra prevista di optare per la fruizione della didattica a distanza, 3 che in ogni caso venga disposta su richiesta la fruizione dell'attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi o comunque sulla base di esigenze adeguatamente motivate, 4 che non venga differenziato l'orario di ingresso degli alunni, assicurando piuttosto il rispetto dei limiti percentuali di presenza in aula degli alunni medesimi attraverso adeguate misure di rotazione. Si richiamano i dirigenti scolastici all'obbligo di rispetto dei requisiti generali di sicurezza, nonché alla puntuale attuazione dei rispettivi piani di sicurezza anti-Covid-19 e alle responsabilità connesse all'eventuale inosservanza degli stessi. È stata istituita a Somma Vesuviana la figura del garante per la tutela degli animali, vietata la macellazione di animali anziani e o non più abili al lavoro, quali per esempio bovini e o suini, ed è previsto un rifugio, una sorta di RSA per lo stallo e l'accudimento di tale tipo di animali, punizioni rigide per coloro i quali abbandonano gli animali e prescrizioni per chi commercia e acquista animali esotici a danno di tutto l'ecosistema. Per la prima volta Somma Vesuviana approva il regolamento a tutela degli animali e lo fa con voto unanime di tutto il Consiglio Comunale, comprese le opposizioni. Il regolamento per la tutela degli animali avrà funzione di promozione e sensibilizzazione alla tutela degli stessi, di ricezione di segnalazioni, di collaborazioni con le associazioni animaliste e con i medici delle ASL e di monitoraggio delle condizioni degli animali su tutto il nostro territorio. Viene anche istituita la consulta per la tutela degli animali, organo collegiale di natura consultiva. A parlarne è Rosalinda Perna, assessore al randagismo del comune di Somma Vesuviana. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Finalmente è stato approvato il regolamento per la tutela degli animali, un regolamento che è stato concepito per la tutela non solo, diciamo, dei comuni animali che conosciamo, che siamo abituati a conoscere come cani e gatti, ma un regolamento che prevede un ampio raggio di tutele anche per uccelli, equidi e per tutti, diciamo, quella nuova tipologia di animali che adesso oggi sono considerati animali di affezione, come conigli, come animali esotici. In tal modo noi abbiamo pensato di dare delle prescrizioni anche per consentire a tutte, diciamo, le specie viventi presenti sul territorio comunale di poter avere un'esistenza, diciamo, dignitosa. Il regolamento prevede come assoluta novità per la zona vesuviana la figura del garante per la tutela degli animali. Il garante viene scelto tra persone che sono dedite alla cura e alla tutela degli animali. È un volontario che fa da filtro tra il cittadino e l'amministrazione. Molte volte il cittadino ha dei dubbi, il cittadino praticamente vuole consigli, vuole dare proposte. Il garante è colui che accoglie e riceve proposte e dà consigli e suggerimenti. Consueto aggiornamento coronavirus del territorio casertano con i dati forniti dall'ASL Terra di Lavoro. Nell'ultimo bollettino si certificano 177 nuove persone positive con 8 deceduti e 212 persone guarite. I tamponi processati sono stati 2031 per un tasso di positività dell'8,7%, nel conto complessivo discesa di 43 positivi su tutto il territorio. Maddaloni in cima per numero di contagi con 253 attuali positivi, segue Marcianise con 159 e Caserta con 147. Chiudiamo adesso con il calcio, perché il Napoli accede alle semifinali di Coppa Italia dopo il 4-2 contro lo Spezia. Gli azzurri dominano il primo tempo e chiudono addirittura avanti 4-0 grazie alle reti di Koulibaly, Lozano, Politano ed Elmas. Nella ripresa però i ritmi calano e gli aquilotti riaprono il match grazie a Ghiasi e a Campora, che in 3 minuti al 70esimo e al 73esimo mettono paura agli azzurri, che comunque riescono a portare a casa la qualificazione. In semifinale ci sarà la terribile Atalanta di Giampiero Gasperini, andata il 3 febbraio allo stadio Diego Armando Maradona, ritorno a Bergamo una settimana dopo. Queste le parole di Gattuso ai microfoni di Sky. Mi dà fastidio che sistematicamente mi si ponga la domanda della dimissione
E non capisco perché agli altri non venga fatta la medesima domanda. Io e il mio staff buttiamo il sangue dalla mattina alla sera. Se i risultati non vanno bene alla proprietà, io sono un dipendente e vengo giudicato da questi. Ma di Padre Pio ce n'è uno solo. Non capisco perché ogni volta devo sentire che Gattuso si deve dimettere. Io resto qua, sono 4 anni in A che alleno e non dite mai che è la quarta semifinale che raggiungo. Perché non lo dite? Ma sono abituato così. Anche da calciatore era così. Dimissioni se vinciamo con la Juve. Siamo terzi. L'obiettivo stagionale del Napoli resta chiaro: arrivare nelle prime quattro, perché la rosa è valida. Vorrei vedere se all'Inter mancassero Lautaro Martinez o Lukaku. Da noi Osimhen ha fatto solo 6 partite. Dries Mertens manca dalla partita contro l'Inter. In questo momento nel reparto d'attacco ci mancano dei giocatori che ci possono dare qualcosa di importante senza nulla togliere a quelli che ci sono. Se vinciamo la partita che dobbiamo recuperare, siamo al terzo posto. Se mi girano, me ne vado in Kuwait. E ancora, lavoro e poi verrà giudicato dai risultati. Sembra che non abbiamo fatto niente, eppure guardate il Real Sociedad e AZ dove sono in classifica. Siamo in semifinale di Coppa Italia e sembra che non abbiamo fatto assolutamente nulla, ribadisce. So che qui è difficile, lo sapevo dall'inizio, ma non voglio rassicurazioni. Sono un uomo cazzuto e non mi deprimo facilmente. A me nessuno mi ha mai regalato nulla. Possiamo fare di più, ma non vado dietro alle chiacchiere. Se mi girano, sono anche capace di allenare in Kuwait senza problemi. Infine la chiosa, in discussione un allenatore ci deve essere sempre, ma mi sembra eccessivo quello che sta succedendo qua. Mi aspettavo che la prima domanda al termine della partita fosse riguardo alla quarta semifinale di Coppa Italia raggiunta in 4 anni. Invece mi chiedete delle parole di De Laurentiis, conclude così il tecnico ex Milan sulla partita di ieri e sul delicato momento che sta vivendo il Napoli. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.